Possiamo fare ne a meno. Buonasera a tutti e benvenuti al Palazzetto dello Sport di Mezzocorona. Le squadre sono già scese in campo, ma comunque procediamo alla presentazione. Questa sera, per la settima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie 1 femminile, si incontreranno la squadra di casa del Mezzocorona e le ospiti del Secur Fox Ferrara. Per il Secur Fox Ferrara schiera il numero 1 Elisa Ferrari, il numero 5 Chiara Ferrara, il numero 7 Costanza Pavanini, il numero 8 Angelica Manfredini, il numero 9 Mariana Tanic, il numero 10 Aurora Ianni, il numero 12 Gabriella Vitale, il numero 14 Martina Lobiondo, il numero 24 Fernanda Marrocchi, il numero 25 Elena Angelini, il numero 28 Sara Ottani, il numero 53 Aisenur Sormaz, il numero 77 Katia Soglietti il capitano, il numero 92 Stefani Petrova, allenatore Carlos Britos. Per la squadra di casa del Mezzocorona, col numero 3 Enrica Terrana, col numero 4 Aurora Gisliberti, col numero 8 Giuliana Pai, col numero 10 Alice Groff, col numero 12 Elena Pedron, col numero 13 Claudia Correia, col numero 16 Nicky Lazzica, col numero 17 Roberta De Mattio, col numero 22 Luisa Dalla Valle, col numero 27 Giada Veronesi, col numero 33 Eleonora Italiano il capitano, col numero 44 Emma Girlanda, col numero 46 Marica Pilati, col numero 82 Anna Chiara Campestrini, allenatrice Sonia Giovannini. Arbitri dell'incontro, i signori Ismail Idiambu e Michele Tempone. Buona partita a tutti. Mezzocorona ha iniziato la partita in attacco, la palla sta girando da Veronese a Giulia Feig e segna Luisa Dalla Valle dopo 43 secondi, 1-0 per il Mezzocorona. Rimessa dal centro da parte della squadra del Ferrara, palla che gira. Katia Soglietti alla destra, Petrova terzino destro, Tanic al centro. Gira la palla il Ferrara, il tiro però colpisce il pallo e finisce fuori, quindi Razzica può rimettere la palla in gioco a Feig. Giada Veronese dall'ala segna 2-0 per Mezzocorona. Partenza vibrante della squadra di casa che nel giro di 1 minuto e 45 si è portata già sul 2-0. Ora palla all'ala, però il Ferrara accorcia le distanze col numero 5 segnando il gol dell'1-2.
mezzo corona a Carimette, in attacco Luisa Dalla Valle all'ala sinistra, Correia terzino sinistro, Julia Feig al centro. E passaggio improbabile, però infrazione, perché la palla era in area e il Ferrara ha preso la palla che era in area. E Correia entra con un buon cambio di direzione e segna il 3-1. Ferrara che ha la palla, ma Campestrini ferma l'azione di attacco. E però con un passaggio al pivot il Ferrara riesce nuovamente ad accorciare, 3-2 per il mezzo corona, quando mezzo corona può riproporsi in attacco. Palla che sta girando da Campestrini, Dalla Valle, Correia, Dalla Valle ancora, Dalla Valle però sbaglia il tiro dall'ala e Ferrara può nuovamente portarsi in attacco. E Ferrara pareggia. Mezzocolonna si riporta in attacco. E Campestrini con un tiro, però Ferrari para. Nuovamente il pivot libero, Marazzica para per fortuna. Il pivot completamente libero sui 6 metri del Ferrara è riuscita a tirare, però Razzica ha toccato la palla. Palla che gira, cambio fra le file del mezzo corona, esce Pilati, pivot e entra Terrana in attacco. Feig con una buona entrata si procura un tiro di rigore che si appresta a battere Correia. Claudia Correia sulla linea dei 7 metri, pronta a battere il tiro dai 7 metri. E segna la quarta rete per il mezzo corona. Mezzo corona 4, Ferrara 3. Quando sono passati 5 minuti dall'inizio della gara. Tanic al centro, Petrova. Tiro da fuori, però colpisce la traversa e la palla nulla di fatto. Mezzo corona può attaccare nuovamente. E Correia prova un passaggio al pivot, però molto improbabile, e nell'azione di contropiede il Ferrara pareggia. Mezzo corona che riprende ad attaccare, il risultato 4 pari dopo 5 minuti e 50 secondi. E Correia segna il quinto gol per il mezzo corona. Mezzo corona che riporta nuovamente in vantaggio dopo quando sono trascorsi 6 minuti e 20 secondi. Ora la palla al centro per il Ferrara che sta facendo girare la palla, organizzando l'attacco. Tiro da fuori del Ferrara che riesce a segnare e pareggiare.
e Soglietti in contropiede si fa parare da Razzica e il risultato rimane sul 6 pari, quando nell'azione precedente Correa si era fatta parare il tiro. Palla al mezzo corona, risultato sul 5 pari dopo 7 minuti e 20 secondi. Mezzo corona che fa nuovamente girare la palla, Campestrini. Fallo su Campestrini e tiro punizione dai 9 metri per il mezzo corona, che può riprendere ad attaccare. Palla che gira dalla valle, Correa, Campestrini. Campestrini che però si fa parare dalla Elisa Ferrari e quindi il Ferrara può tornare in attacco e Ferrara che dall'ala segna. Campestrini a terra, ha subito un colpo. Si ferma allora il gioco per un colpo subito da Nachera Campestrini. Si vede all'asciugatura del parquet con il Ferrara sul 6-5, ma sono trascorsi 8 minuti dall'inizio del match. Costruite, raga! Già 11 gol nei primi 488 secondi di partita. Allora Ferrara che adesso deve difendersi dall'attacco del Rotaliane. Fai per Gislimberti, arriva Semedo. Ora Gislimberti viene fermata regolarmente, parte subito il contropiede della Giosto Sempre Fox Ferrara, che però viene sventato dalla parata di Michi Razzica. Punteggio ora che rimane invariato sul 6-5 per le Stenzi. Ancora Faiga a gestire la manovra, con Faiga che prova a sfiare la difesa, trova però il fallo. Ancora un attacco però sciupato dal mezzo corona con Ferrari che serve Soglietti e riesce a tornare indietro da Tanic. Ancora Soglietti, sempre Michi Razzica, viene però sanzionata Gislimberti per una spinta ai danni dell'avversario. 2 minuti per Aurora Gislimberti, che si accomoda in panchina. Il possesso però rimane per le bianco-blu trentine. Campestrini tornata in campo, poi gira sempre il pallone il centrale rotaliano Giulia Faig con il numero 8 per Semedo. Torna da Campestrini, scala verso Veronese, poi l'ala destra preferisce ritornare a centrarsi. Occhio a Faig che penetra e supera Ferrari, 6 pari. Che viene però aggiornato in 7-6 per il Ferrara, che veste il classico completino rosa-nero.
dalle mani di Feig dipende il destino di questa sfera, vista adesso da Semedo. Poi ancora il centrale rumeno a pareggiare i conti, mentre riprende subito Ferrara con Tanic, che era tornata verso il settore di sinistra. Il pallone però viene smarrito. Ci ha provato l'ala sinistra estense a tenerlo in campo, non era però già uscito, poi è atterrata praticamente in aria. E mezzogiorno adesso l'opportunità di portarsi anche in vantaggio Semedo. 21 per lei le reti realizzate in questa serie a berette, vediamo, sono 5 le partite disputate dalla portoghese. E occhio adesso però, perché Ferrara riesce a concludere con Petrova, che era praticamente tutta sola sui 6 metri, ricevuto il passaggio, ha beffato Razzica per l'8-7 dalla valle. Fa circolare il pallone mezzo corona, Campestrini ancora per Semedo, entra, poi l'appoggia morbida morbida questa palla alle spalle di Ferrari, che non riesce a portare la conclusione della Lusitana qui dalla valle di forza su Soglietti. Pallone miscelato, Tanic si arrabbia con Petrova, ma l'attacco è sempre estenso, perché è stato commesso fallo proprio su Tanic. Qui in qualche modo la palla arriva questa volta all'ala. Ferrara va in rete, 9-8. Ancora Semedo, Semedo esce Gislinberti, che si è piazzata sui 6 metri, poi serve Verones al lato, la sua conclusione. Inserimento di Petrova verso Manfredini, è stato commesso però fallo. Giusto Ferrara che cerca la terza vittoria consecutiva, vinto sabato nel turno scorso con Prato 29-26, aveva vinto anche con Teramo. Mezzogiorno che invece non vince praticamente dal 10 dicembre, ed è un filotto negativo di 6 sconfitte consecutive, ha praticamente eguagliato il primo filotto negativo, anche quello di 6 sconfitte consecutive. Qui sfondo fischiato ai danni di Petrova, diciamo filotto di 6 sconfitte, c'era già stato nella prima parte di campionato nel girone d'andata, che è stato inaugurato proprio qui al Palafornaio l'8 dicembre contro il Pontiani, era terminato poi a Teramo. Ultima vittoria del mezzo corona, che è uscita con i 2 punti dal campo in questa stagione solamente 2 volte, poi un pareggio. Che fa sì che le rotaliane abbiano 5 punti in classifica, di punti invece ne ha 16, occupa la 7ª posizione, che è l'ultima che garantisce la salvezza diretta. Alle sue spalle Casalgrande, Prato, Messina, proprio mezzo corona che ha un momento per raggiungere la salvezza
devono passare dalla via dei playout. Ma Teramo è lì a un solo punto di distanza dalle rotaliane, che attaccano con Campestini, che serve Gislimberti, che arrampica il pallone, poi si gira, cambia mano e realizza il 19 con quella mezzo corona. Conduce subito, però raggiunto da Petrova, 10 pari. Campestrini gira per Correa, ancora Faig, sale anche Verones, poi Faig per Campestrini, che era già in corsa come un treno. 11-10, ma occhio subito a Tanic, poi la palla viene bloccata da Razzica e viene graziata. Poi la giocatrice ellenica, la porta era rimasta sguarnita, ci ha provato in qualche modo il Ferrara, ma non è riuscito a centrare la porta il terzino sinistro estensa, quindi risultato che rimane sull'11-10 con mezzo corona che adesso può addirittura allungare sul più 2. Campestrini attacca Semedo, serve Faig col piedone, però Elisa Ferrari ha difeso la porta, rimasta ferma, inchiodata, però è riuscita a sventare l'attacco, e qui poi 11 pari. Va tutto da rifare al Palafornai. Persiste il pareggio, match molto equilibrato. Sono tre i precedenti tra le due squadre, tutte e tre le volte si è imposta l'Ariosto Segur Fox Ferrara. Non da ultimo il 37-27, comunque in Emilia la formazione guidata da Britos ha conquistato i due punti. Poi Semedo qui torna indietro, finta contro finta, poi si affida a Campestini, attacca ancora mezzo corona proprio con Campestini, che trova Girlanda sul primo palo, la rete di Emma Girlanda per il 12-11. Adesso Ferrara che costruisce la risposta al mezzo corona. Siamo giunti al 20° minuto di gioco. Soglietti cambiato totalmente posizione, il capitano Estense alla 17° stagione col team ferrarese, lei che è originaria di Rubiera, una colonna della pallamano italiana, Katia Soglietti, classe 77, ma corre e si dà da fare una determinazione, nemmeno fosse una ventenne, poi qui fischiati passi e allora Ferrara costretto a rintanarsi sui semi per difendersi da un altro attacco che potrebbe portare il mezzo con una più 2. Gislimberti, ora per Campestrini, occhio a Correa, nel frattempo qui riesce a vanificare l'attacco italiano da Ferrara, in guardia Gislimberti, anche Semedo altissima a guardia di Tanic. C'è un avvicinamento, un
Marrò che ha preso il posto di Manfredini, poi è subentrata, la vedete col pallone in mano, poi palla persa, era comunque anche lo biondo, palla sciupata dal mezzo corona e Ferrara che non deve nemmeno tornare a centrocampo perché ha già recuperato il possesso. Tanic in direzione allo biondo, attacca Tanic, viene commesso un fallo da Tanic che non è d'accordo con la decisione arbitrale. Infatti Semedo è stata colpita al volto, stocca ancora il naso, non sangue. Quindi forse la decisione poteva essere anche più severa, non c'era però la volontarietà. Allora, mezzo corona che vede entrare in campo anche il suo capitano che si piazza in posizione nel suo ruolo di alla destra, il nord italiano Girlanda. Nel frattempo gira il pallone per Semedo, Semedo ritorna proprio dalla Vicentina, attacca Gisimberti, viene proprio fermata da Petrova fallosamente. Allora 7 metri si incarica della battuta proprio Semedo. Tempo si ferma il gioco perché il pallone a quanto pare è bagnato. Comunque si provvede alla sua sostituzione, si riscalda lo biondo che è entrata in campo insieme a Marrocchi per sostituire Chiara Ferrara. Poi Semedo, il pallonetto che finisce molto abbondantemente al di là della porta, scavalca la traversa, si posa sulla rete di protezione mentre lo biondo ritorna alla sua posizione di ala sinistra. Marrocchi viene spostata a terzino destro, Manfredini sugli 6 metri, Manfredini riceve il pallone, lo scambio, poi c'è il taglio di Soglietti che tutta sola non può far altro che piazzare la palla in rete per il 12 pari. Ora Semedo da Campestini scala su Italiano mentre Semedo chiede a Gisimberti di spostarsi tra Marrocchi e Petrova. Occhio a Girlanda che si alza, era coperta da Petrova, ha trovato comunque lo specchio, soprattutto la rete. 13-12 e mezzo corona che torna a condurre. Nel frattempo torna in panchina Manfredini e Tanic che ha recuperato dai 2 minuti. Si appropria del ruolo da centrale mentre taglia Soglietti, si piazza tra Campestini e Gislimberti. Occhio a Sormaz, lo biondo, si alza Tanic, ha provato a cercare Marrocchi, fermata molto bene dal muro bianco-blu. Poi qui Semedo potrebbe guardare Gislimberti, la serve schiacciata, Ferrai a pelle d'orso con un pallonetto, però viene superata da Gislimberti e 14-12. Siamo al 25esimo, mezzo corona in vantaggio di 2 reti, molto molto bene oggi mezzo corona, non si farà attendere però la risposta del Ferrara. Occhio ancora a Soglietti che effettua ancora un taglio, poi si alza Sormaz, servita proprio dal capitano ferrarese che va in rete per il 14-13. Si ferma per il gioco per infliggere 2 minuti di sospensione a Campestrini che a quanto pare ha trattenuto l'avversaria. Rumoreggia un po' il palafornai, non è d'accordo
con la scelta dei direttori di gara. Coppia arbitrale che oggi è composta dai signori Idammo e Tempone. Girlanda per Semedo, Semedo a sfidare Sormaz. Poi Sormaz tenta l'anticipo, Semedo, serve Girlanda, va dalla valle. Rete di Luisa Dalla Valle, vice capitano del mezzo Corona, 15-13, ma occhio al Ferrara che è già in attacco. Sormaz, 15-14, botta e risposta. Ferrara risponde alla chiamata del mezzo Corona. Mezzogiorno che non fa in tempo ad esultare, che deve praticamente ritornare in attacco. Ancora Semedo, occhio a Gislinberti, il tiro finisce dalle mani di Ferrari che può solo tirare il pallone in rete. Non sembrava una conclusione fortissima, comunque messo in difficoltà l'estremo Emiliano. Petrova, ancora Petrova a sfidare dalla valle per Tanic. Sormaz in qualche modo, anche con la deviazione che ha attutito l'intensità del tiro, Niki Razzica riesce a fermare il pallone, così come Sonia Giovannini, tecnico delle padrone di casa, ferma il tempo. Time out. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. E si ritorna in campo, mancano 3 minuti e 59 al termine della prima frazione di questo mezzo Corona Ferrara, con mezzo Corona che cerca punti per evitare la retrocessione diretta. Ferrara che invece vuole tornare a casa col bottino pieno per evitare i playout e quindi conseguire la salvezza diretta. Qui Petrova riesce con furbizia a togliere il pallone dalle mani del centrale italiano, poi Girlanda torna in difesa e riesce a contenere proprio la Petrova. Si lamenta il tecnico Estenza, una difesa in area, era già andata al tiro però Petrova. Occhio a Girlanda per Semedo, Semedo la chiama Gislinberti, poi arriva tra le mani di Italiano che la rimette in gioco, allora Semedo la gira per Girlanda, Girlanda per Semedo, poi Campestrini. Quanto pare Sormaz ha rubato il pallone dalle mani a Gislinberti. Tempone ferma tutto. Ancora mezzo in attacco. Si alza il braccio del passivo, rimangono due passaggi. Campestrini però va al tiro, il pallone deviato. Finisce in corner. Semedo per Campestrini, deve andare al tiro. Mette però fallo in attacco. Petrova per Soietti, Soietti la chiama Tanic,
si alza lo biondo, poi Sormaz fermata da Semedo, perlomeno contrastata dalla Lusitana. Ancora sui 6 metri la mezzo corona che si deve difendere dalle angherie dalla squadra di Britos. Occhio a Sormaz. Irlanda. Ah, lo schema Semedo. Poco più di un minuto e 10 secondi al termine del primo tempo. Mezzo corona che sciupa però la palla del possibile più 3. Non riuscirà nella presa Campessini. Allora Petrova per Tanic. Occhio a Tanic, Petrova serve Soietti, viene però dato uno sfondamento proprio a Petrova su Luisa Dalla Valle, abile a far commettere il fallo al terzino estense. Poi con tutta la calma di questo mondo il mezzo corona si prende il maggior tempo possibile. Campestrini si libera lo spazio ad angolo italiano, trova anche il gol. 17-14, 30 secondi. Ferrara adesso sicuramente gestirà questa palla perché è importante per la squadra ospite non subire gol ma soprattutto farlo. Allora chiama time out il tecnico e noi ci prendiamo 60 secondi di pausa. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Allora 22 secondi per Ferrara per cercare di diminuire il gap e andare all'intervallo sul meno 2 e ovviamente mezz'ora che deve difendersi e magari cercare anche il più 4, tutto in 22 secondi. Attacca Ferrara. Petrova, Soietti, non arriva sul pallone. Allora 8 secondi per attaccare la mezzo corona, i secondi diventano 5. Semedo per Campessini che va al tiro, alto il pallone e mezzo corona che allora va a prendersi un tè caldo sul più 3. 17-14 la prima frazione, 10 minuti e ci ritroviamo qui alla Palafornai per mezzo corona Ferrara.
dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino.
il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia, il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori, le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe e naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Ora è tutto pronto per il secondo tempo tra Mezzo Corona e Ferrara, con le trentine in vantaggio 17-14 che cercano il sorriso che manca praticamente da 4 mesi, una vittoria che darebbe ampio respiro, che soprattutto sarebbe linfa vitale in vista della parte finale di campionato che vede coinvolte le trentine in questa lotta per non retrocedere, con il cerchio che si sta restringendo sempre più. Allora noi andiamo a vedere il programma della 18ª giornata con Brixen Erice che si gioca alle 15 e che è terminata 32-27 in favore delle siciliane. Si sta giocando in contemporanea Pontinia-Mestrino, che è uno dei match che interessa proprio al Mezzo Corona. Mestrino sotto 15-14 all'intervallo. Stasera alle 20 il Padova affronterà il Salerno prima in classifica, mentre Prato e Casalgrande si sfideranno in Toscana alle ore 21. Ricominciato il secondo tempo, attacca Ferrara, gestisce Tanic, Petrova, si alza Sormaz che si accentra, poi passaggio per Tanic, si è liberata lo biondo, la palla viene deviata in porta da Niki Razzica, la sfera le era praticamente passata sotto le gambe, poi ha subito un giro per il 17-15, meno 2, accorcia le distanze l'Ariosto Secur Fox Ferrara. Faig per Semedo, Faig cerca poi dalla valle all'ala, ancora Semedo, Campestrini, Italiano palleggia e poi ritorna da Campestrini, ha cercato un giro Sormaz, si gira a Gislimberti, però il suo piede era all'interno dell'area, peccato perché aveva realizzato comunque un bel gol, un altro pallonetto su cui Elisa Ferrari non ha potuto nulla. Poi qui viene fermata in maniera illecita Manfredini, poi va al tiro Soietti, questa volta con le gambe la blocca Razzica, ma 2 minuti di sospensione per Dalla Valle. Si lamenta Boef perché giustamente Dalla Valle era ferma, statuaria, con le mani dietro la schiena. È stato giudicato però
falloso il suo intervento, lo scontro proprio con Zoglietti, che va dall'attacca dei 7 metri, realizza il 17-16, 1 minuto e 25 secondi, 2-0 il parziale per il Ferrara, che porta allora allo score generale sul 17-16, sempre in favore della squadra cara al presidente Mario Bazzanella, mentre Campestrini scambia con Italiano, fa girare il pallone sempre Faig, che torna da Campestrini, qui deviato il passaggio proprio del terzino originario di Prestano, mentre Italiano serve Faig, parata di Ferrara che poi incita le sue, di Zoglietti non riesce a raggiungere la sfera lanciata praticamente da Tanic. Allora mezzo corona che può approfittarne per recuperare anche un po' a livello mentale. È stato un avvio, un rientro in campo un po' scioccante quello dei ragazzi di Sonia Giovanni, mentre Campestrini subisce fallo da Sormaz con il terzino turco, che poi va a chiedere maggiori delucidazioni a Michele Tempone, che ricordiamo insieme a Idamu sta dirigendo questa gara valevole per la 18ª giornata della Serie A femminile. Gislinberti, perdonatemi, palo gol, 18-16, al terzo giro di lancette si sblocca il mezzo corona. A segnare è Aurora Gislinberti, capocannoniere non solo della squadra trentina ma della Serie A femminile. Qui lo biondo, occhio però che viene fermato il gioco, colpita al volto involontariamente Niki Razzica dallo biondo, che adesso va a sincerarsi, va anche a scusarsi con l'estremo difensore ellenico. Ci potrebbero però essere dei provvedimenti, perché da quest'anno la regola infatti viene sanzionata con 2 minuti. Martina Lobiundo, che veste la casacca numero 14 della Rosso Secus Fox Ferrara, dicevo, da quest'anno le regole sono un po' più severe per tutelare però i portieri. Quindi 2 minuti che vengono inflitti a Martina Lobiundo. Campestrini va da Italiano, Italiano poi ha provato a superare Solmaz, che alla fine prende la posizione. Occhio allora a Campestrini per Faig, Semedo dalla Valle, ma Ferrari è superba. Adesso è Ferrari a caricare ancora una volta le sue compagne di squadra, poi lascia spazio a Chiara Ferrara, italo-croata, che si piazza praticamente dove ha trascorso la maggior parte del primo tempo, ossia nella posizione di ala sinistra. Sormaz servita da Manfredini, poi ancora Tanic proprio per Ferrara, che risale, poi qui fantastica la conclusione di Tanic per il 18-17, su cui non può nulla Niki Razzica. Ancora Semedo, ancora da Dalla Valle questa volta più generosa, va da Gislinberti, che viene atterrata ancora un tiro dai 7 metri della mezzogiorna. Si lamenta Petrova, perché si lamenta più che altro, dice, stavo difendendo, ero ferma, e Tempone va lì a dirle, guarda che stai difendendo sì, ma con i piedi nell'aria. Gol di Gislinberti, 19-17, sta trainando le sue compagne di squadra, però al momento il parziale sorride alla Ferrara, ma solamente quello provvisorio, perché con il 3
a 2 del secondo tempo. Ferrara ha rosicchiato un punto, ma è comunque sotto nel punteggio. 19-17 recita il tabellone del Palafornai, con Zormaz che incrocia con Petrova, che va da Tanic. Tanic chiama Ferrara, Ferrara poi cerca di sfuggire alla morsa di Italiano, viene fermata, si lamenta Britos, ma i direttori di gara chiamano un fallo e quindi un 9 metri a Sormaz. Sempre Tanic, Tanic supera Faig, assist al bacio per Manfredini che non riesce a raggiungere il pallone, c'è ancora fallo, chiede il passivo il mezzo corona. Infatti Ferrara attacca ormai da quasi finito, senza adesso il braccio, il primo passaggio per Ferrara che va da Manfredini. Campesini recupera il pallone involontariamente, che la palla le finisce addosso, poi Gesini batte, 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 va a realizzare 20-17, ancora più 3, questa volta 2 minuti di sospensione a Tanic che resta incredula sulla scelta di Tempone, che segnala il fallo commesso dalla Tanic all'allenatore, al tecnico Emiliano. Poi si ferma sempre Tempone a chiarirsi anche con il tavolo, perché non aveva visto a chi fosse stato affibbiato questo 2 minuti, questa sospensione. Era ai danni del numero 9 del Ferrara, Mariana Tanic. Ferrara che adesso praticamente gioca ancora con l'extra player. Soglietti però lascia spazio a Ferrari, mentre Ferrara va al tiro con Chiara Ferrara e ancora una volta trova sul suo cammino però le mani di Niki Razzica, provvidenziale. Campestrini, Italiano, rete anche del capitano, 21-17. E mezz'ora che allunga sul più 4. Si carica il team di Sonia Giovannini, che giustamente ha ritrovato lo smalto del primo tempo, e Sormaz però ha deciso di non rimanere a guardare, va subito a piazzare la 18esima rete delle ospiti qui dalla valle. Fallo e ancora 2 minuti di sospensione, questa volta ai danni però di Fernanda Marocchi. Ferrara che praticamente adesso ha 5 elementi in campo, solamente 4 in difesa più il portiere. E mezzo corona dovrà ovviamente approfittare questa superiorità numerica. Praticamente due atlete in più qui. Campesini trova il pertugio per il 22-18. Soglietti è rientrata al posto di Ferrari, quindi ancora extra player, dovrebbe comunque rientrare a breve anche Mariana Tanic. Soglietti stava già tornando in panchina per lasciare spazio al portiere, qui si difende come può sul tiro di Petrova il mezzo corona, ci arriva all'ultimo. Poi Dalla Valle chiama la palla, Dalla Valle c'è spazio, rete, 23-18, esplode il Palafornai, rientra Soglietti, quindi recupera un elemento la Ferrara, ma si ferma il gioco per un altro demount chiamato sempre dal tecnico ospite Carlos Alberto Britos. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino.
riprende il gioco Ferrara, che adesso deve recuperare 5 reti di svantaggio, che diventano tante. Ferrara aveva ingranato per il verso giusto, poi la risposta di un coriaceo mezzo corona che sta avendo cara la pelle. Adesso 19esima rete, sempre la stessa la firma, quella di Mariana Tanic, è pesata tantissimo la sua assenza. So, cerca di riequilibrare un po' il numero 9 Estense. Vedremo se Ferrara riuscirà a recuperare. Ci sono 21 minuti, un'eternità nella palla. Però si vedo. Non la pensa così, allora porta sul 24-19 il parziale. Ricordiamo 20 minuti e 40 secondi alla fine di questa gara vibrante. Tanic fermata, due minuti a Juliana Feig. Molto severi oggi i direttori di gara, stanno sanzionando tutti i falli. Il metro però resta il medesimo, quindi sinora, malgrado qualche protesta, stanno tenendo il polso veramente fermo da ambo le parti. Tanic per Sormaz, Sormaz si libera lo spazio per Ferrara, la palla che poi finisce in rete dopo aver colpito la spalla destra di Niki Razzica. Allora 24-20, adesso cambia il mezzo corona e si riassesta. Gislimberti si piazza come terzino destro, a dirigere la manovra c'è Anna Chiara Campestini. Tutto questo per ovviare ovviamente alla sospensione di Johanna Feig, non opta per l'extra player Sonia Giovannini, quindi un attaccante meno. Semedo riesce a realizzare la sua marcatura per i 25-20, attacca adesso sempre Ferrara. Soietti con 3,60 riesce a trovare Ferrara, 25-21, seconda rete per l'ala sinistra dell'Ariosto. Chiara Ferrara oggi ha praticamente realizzato tutte le conclusioni eccetto una, quindi ottima resa, ottima efficienza per l'ala sinistra italo-croata. Gislimberti ancora Semedo Campestrini si affida italiano, si alza il braccio del passivo. Allora Semedo bloccata da Manfredini, si le dà il 5 Petrova, va al tiro Gislimberti con la manona. Elisa Ferrari devia, non molla Ferrari che resta il leader di questa squadra. Lisa Ferrari che è certamente l'elemento più carismatico, portiere classe 93, cresciuta nel Bazzano, qui fantastica la rete, tutta l'esperienza di Fernanda Marroghi. Dicevamo Lisa Ferrari cresciuta nel Bazzano, per lei è stato importantissimo il progetto Futura che poi ha spalancato le porte della nazionale, ma anche quelle del Dossobuono e soprattutto del Salerno, cui ha conquistato 4 scudetti, 4 supercoppe e 2 coppe d'Italia. Ha militato nel team campano sino alla scorsa stagione. Elisa Ferrari che poi è un ingegnere nella vita di tutti i giorni, ingegnere dei materiali, ha fondato addirittura un'azienda di sistemi di gestione aziendale, addirittura ha scritto un libro che si intitola Quality Business Management. Mentre Campestrini recupera questo pallone, era quasi riuscito l'anticipo di Sormaz, occhio però a Feig che attacca troppo sotto la difesa, poi commette un fallo, commette una doppia molto vistosa. E allora Ferrara
e dal meno 5 può riportarsi sul meno 2 qui in qualche modo razza, poi non può nulla sul tapin vincente proprio della Turca, realizza un altro gol Aysenur Sormaz, chiama a time out il Mezzocorona, noi vi aspettiamo dopo lo spot. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Prende la disputa, una zona che ha visto assottigliarsi il suo vantaggio, Ferrara che ha mostrato maggiore determinazione in questi ultimi 5 minuti. Feig per Campesi, c'è tanto spazio per Venones che beffa una volta Ferrara, 26-23. Anche l'atmosfera della Palafornai col pubblico casalingo che ha compreso l'importanza del momento, la delicatezza di questa fase, di questo frangente in cui il Mezzocorona sta sicuramente rendendo meno. Poi qui il Ferrara ingenuamente perde il pallone per due volte e predica molta calma proprio dalla valle, vediamo vice capitano della squadra trentina. Entra Girlanda, il primo tempo ha fatto vedere cose bellissime, ma Girlanda è stata molto sfortunata in questa stagione, ha patito un infortunio che l'ha tenuta lontana dai campi, adesso è rientrata e può dimostrare comunque tutta la sua tecnica. Qui Campestrini va al tiro con il polso molto aperto, il pallone ha subito un giro e si è andato a infrangere sulla rete esterna. Occhio a Ferrara, Piperina l'ala sinistra delle Estensi, poi ha servito un assist al bacio per Tanic che si avvicina adesso in difesa con Manfredini. 26-24, siamo veramente giunti al giro di boa del secondo tempo. Si sta sciogliendo un po' il Mezzocorona. Allora cerca di correre ai ripari Boe che sta dando indicazioni su come attaccare. Nel frattempo chiede di far circolare il pallone Semedo. Mezzocorona che vuole alzare i ritmi. Allora, Semedo per Girlanda, ancora Semedo che si affida a Campestini che torna proprio da Girlanda che riesce a superare tutti, poi scarica verso Campestrini, adesso Semedo, c'è Dalla Valle che riceve il pallone, la sfera poi praticamente rimbalza e colpisce l'incrocio dei pali. Occhio adesso però alla Ferrara con la Reosso che può portarsi addirittura sul meno uno, riaprire un match che sembrava quasi chiuso. Colpisce però all'esterno del paro Chiara Ferrara. E Boe che si consulta con Verones. Verones che si va a piazzare praticamente nell'intersezione
tra i 9 metri e la fascia laterale di Girlanda. Arriva in velocità Girlanda, poi il secondo palo e perde il secondo. Marrotta, Sorbaz attacca subito in velocità e Michi razzica con il piedone a dir di no alla turca. Ribaltato il fronte, mezzone, adesso attacca per il più 4. Campestrini. Sempre Girlanda, ancora Girlanda per Semedo, il pallone però finisce le mani di Manfredi che serve al volo Marrocchi, gol 27-25. Meno 2. Semedo da Campestrini. Campestrini scambia con Girlanda, poi Girlanda non sa chi affidarsi. Va da Campestrini che serve. Girata veloce e soprattutto efficace per il 28-25. Danic, Petrova in velocità, Petrova con il corpo razzica, viene però fischiato un fallo a Campestrini che a giudizio del direttore di gara avrebbe colpito e schiaffeggiato leggermente Petrova nell'inserimento e quindi inferiorità numerica. Tiro dai 7 metri per la Segur Fox, sempre Katia Soietti dai 7 metri, sinora ha avuto la meglio su razzica e in effetti continua il suo trend positivo contro il portiere greco. 28-26. Punteggio appeso a un filo, ci sono più di 11 minuti e mezzo da disputare ancora e quindi rimanete incollati agli schermi di Eleven Sports che trasmette in esclusiva la Serie A femminile ma anche la Serie A Gold maschile. Qui palo con il colpo e il tonfo del legno che resiste al Ferrara, un assist prezioso per andare sul meno uno che raggiunge grazie alla girata dell'italo-uruguagia Fernanda Marrocchi, sorella di Pablo, lei che è cresciuta in patria nell'Union La Paz e nel club nautico e poi con la squadra, con la nazionale Charrua ha disputato il mondiale indoor 2011 e il mondiale di beach 2012. A Gisimberti la finta di tiro per Veronese, Veronese che risale, si alza il braccio del passivo, primo passaggio Semedo, il secondo era per Gisimberti, viene fermato col piede da Marrocchi, allora andrà probabilmente al tiro perché vanno a muro Gisimberti e Girlanda, andrà proprio al tiro lei, Semedo, che ha consegnato il pallone praticamente alla Ferrara perché Ferrari è riuscita a intuire facilmente la traiettoria del tiro della Lusitana. Che occhio, perché adesso la Riosso Segur Fox ha in mano il pallone del pareggio, viene fiscato un fallo su Petrova. È incredibile questa gara con il mezzo Verona che prova a scappare e Ferrara che in qualche modo non molla la presa. Parata di razzica, mezzo corona che si riaffaccia allora dalle parti di Ferrari. Faccio parlare il pallone alla squadra rotaliana, nel frattempo arrivano buone notizie per il mezzo corona dal Palabianchi. Oltre a questa rete di Giuliana Faiti che riporta il punteggio sul più 2,
il Pontina conduce sul Messino per 25-20, cercando di far terminare il momento negativo proprio per le laziali, che dopo 14 vittorie consecutive sono giunti a due stop di fila contro Padova e Brixen, proprio tra le mura amiche, stanno, vogliono riprendere il loro cammino trionfante che l'ha vista condurre per lungo tempo la classifica della Serie A femminile. Guida che proprio nelle ultime due giornate è passata al Salerno, che sinora ha conquistato 31 punti, che ricordiamo sarà impegnata alle 20 sul difficile campo del Padova, vera rivelazione di questo campionato. L'anno scorso era stato eliminato e quindi era addirittura retrocesso per mano prima del Mezzogiorno e poi del Malo. Invece quest'anno la formazione Eugania sta finalmente raccogliendo i frutti, mentre Dalla Valle va a realizzare il 30-27. Non facciamo in tempo ad aggiornare il risultato, nel frattempo questo è già cambiato. Cattani c'è, perché attacca, poi qui c'è un prendi, rimangono coinvolte Tanic e Marrochi. Tanic chiama Petrova, serve Marrochi, parata però di Nazica e Semedo la chiama. Gislimberti, la portoghese, però preferisce allentare un po' il ritmo, anche perché Mezzogiorno adesso conduce di 3, mancano 7 minuti e mezzo, ha ovviamente intenzione di andare a rete, ma si prenderà tutto il tempo, il maggior tempo possibile, perché preferisce l'efficacia alla fretta, che spesso è cattiva consigliera. Allora Faig, esce Gislimberti, Campestrini, arriva in corsa Semedo, che viene vista proprio dal terzino trentino, poi Semedo va da Dalla Valle che cerca l'inserimento sulla Petrova, c'è Semedo che viene fronteggiata da Sormas, che era all'interno dell'area, tra il muro della curva, regala un 7 metri alla mezz'ora. Ancora Gislimberti, altra sfida ricorrente in questo match con Ferrari, che sarebbe quasi sui 4 metri. E pallonetto morbido, colpisce a reversa, e se fosse rimasta in posizione, scusa Gislimberti, ma se fosse rimasta all'imposizione sarebbe riuscita a recuperare questo pallone. Errore da matita rossa, blu, viola, un po' tutti i colori dell'arcobaleno, quello di Aurora Gislimberti, perché avrebbe potuto chiudere il match, se non de facto, ma comunque avrebbe portato su più 4 nella mezz'ora, mentre adesso la Ferrara potrebbe realizzare il meno 2. Ancora Soietti, ha sbagliato Gislimberti, vedremo se Soietti invece continuerà ancora il suo percorso positivo. Lo fa infatti segnando la 28esima rete della Ferrara. Disco verde per Katia Soietti dai 7 metri. Campestrini, Dalla Valle, adesso viene marcata singolarmente da Chiara Ferrara, Semedo, Veronese, il tiro però viene deviato, ma sul fondo da Ferrari, sembrava che stesse uscendo lateralmente. Ferrara che adesso ha un atleta in più e ovviamente cerca la rete del meno uno, che riaprirebbe tutti gli scenari, in realtà scenari che non si sono mai chiusi, perché questo match effervescente è un continuo via vai di emozioni. Soietti difende su di lei Dalla Valle, occhio a Faig che intercetta il pallone che non arriva tra le mani di Marrochi, mentre contropiede di Veronese si spegne al lato. Ferrari, serve Sormaz, occhio a Ferrara che ha cercato di inserirsi, ha chiuso su di lei Campestini, poi c'è tanto spazio qui. Faig abbraccia Petrova, fallo e 7 metri. Qui incredibile
quello che sta accadendo al Palafornai, con Zoietti che sbaglia il suo primo tiro dai 7 metri, colpisce il palo e scende un brido lungo la schiena di tutte le componenti della Pallamano Mezzo Corona. Si rattristano un po' le compagne invece di Katia Zoietti, che stanno accarezzando il meno uno, che invece adesso devono difendersi dal possibile più tre. Sempre Ferrara su 6 metri, occhio perché rientra Gislinberg, il pallone finisce fuori, è stato deviato per ultimo forse proprio da Sormaz. Feig recupera la parità numerica alla mezzo corona, che adesso può attaccare. Occhio a Seneto, si alza il braccio del passivo. Feig fermata da Marrocchi, che blocca il braccio, si tocca forse il volto Feig, occhio perché si ferma il gioco, mentre il direttore di gara Idamu va a sincerarsi delle condizioni di Feig. 4 minuti e 4 secondi, si alza il braccio del passivo, il primo passaggio, il secondo non c'è perché Semedo va al tiro, va bene perché va in rete, 31-28. Petrova, Tanic commette sfondo, poi viene servita Gislinberti tutta sola davanti a Ferrari, ancora una volta però è la traversa a negarle la gioia del gol, così come dal precedente tentativo dai 7 metri. Allora Ferrara non se lo fa ripetere due volte, già in attacco, cerca il meno 2, Ferrara chiara però questa volta, che va da Sorma Stanic, fallo in attacco. Si salva ancora una volta il mezzo corona. 3 minuti adesso, 180 secondi di emozioni che come Stefania potrete vivere qui sulle frequenze di Eleven Sports. Veronese, Feig, Campestrini, ancora Ferrari, però la parata del numero 1 Estense è vanificata dal fallo. Incredula Sormaz, mentre Semedo ha la possibilità di chiudere sostanzialmente l'incontro. 32-28, 2 minuti e 15 alla fine, chiama timeout Britos per cercare gli ultimi accorgimenti, per provare a raggiungere un isperato pareggio. Ci sono 2 minuti e 17 da giocare, sono 4 le reti che separano le due squadre. Deve cercare il tutto per tutto il Ferrara, mentre deve solamente difendersi e gestire, amministrare al meglio il vantaggio in mezzo corona, per cercare dopo 6 sconfitte consecutive 2 punti che sarebbero oro, soprattutto visto che il Mestrino al momento è sotto a Pontinia, il che significa sorpasso e decima posizione. Al termine di questa gara mancherebbero solo 4 partite. Il Mezzogiorno dovrà affrontare in trasferta Casalgrande ed Erice, mentre sfiderà qui al Palafornai Cassano, e poi soprattutto il 29 aprile all'ultima giornata il Teramo, in quello che potrebbe essere un dentro o fuori, quella che potrebbe significare retrocessione diretta per una delle due squadre. Ovviamente però dovremo vedere cosa accadrà nelle altre 3 sfide precedenti, soprattutto perché Teramo giocherà domani in casa al Pala San Nicolò, sfondo adesso per Ferrara, e quindi esulta il mezzo corona che sta mettendo le mani sui 2 punti, o perlomeno una mano già ce l'ha messa. Teramo, che vi dicevo, domani affronterà al Pala San Nicolò il Cassano Magnago di Salvatore Onelli, poi 2 trasferte consecutive a Erice e Bressanone, in casa con il Prato, partita abbordabile per le abruzzesi, mentre poi dovrà venire proprio qui a mezzo corona a giocarsi le ultime carte possibili. Mestrino, che ha
invece un altro calendario abbastanza ostico, perché ospiterà Brixen e Salerno, poi andrà in trasferta a Ferrara, infine il match del 29 aprile, l'ultimo della regular season. Qui pallone sciupato incredibilmente da Giada Veronese, che si chiude con le compagne. Ultimo match il Messino contro Casalgrande. Sono tanti i fattori che potrebbero influenzare questa lotta alla salvezza. Qui Chiara Ferrara trova ancora una volta sul primo palo la rete. Ora 32-30. Chiama il timeout Sonia Giovannini. Mancano 56 secondi. E non abbiamo praticamente fatto in tempo ad esaltare il mezzo corona, che dobbiamo certificare la garra proprio di questo Ferrara, che non sta mollando un centimetro e adesso si mette positivamente per la squadra allenata da Britos, perché 56 secondi, due reti con un'ottima difesa impermeabile e coraggiosa. Vediamo praticamente marcatura a donna quella attuata dalla squadra Estense, potrebbero essere recuperabili. Allora rimanete sintonizzati qui, possibilmente allertando il vostro cardiologo, che questi ultimi 56 secondi saranno al cardiopalma. Gislimberti la girella, ma c'è Ferrari con la piedone, non riesce a evitare la rimessa laterale dei Soietti. Allora deve passarsi il pallone il più possibile il mezz'ora, poi Veronès, opla per Campestrini, la chiama Gislimberti, poi per Fai, Gocchi a Semedo che è tutta sola, Fai Galtino, rete! 33-30, super palafornai, perché mancano 27 secondi, 3-20, sono un margine abbastanza cospicuo, ma occhio a Tanic per Sormas che va al tiro, rete! 33-31, 17 secondi, praticamente la partita è quasi chiusa. Il mezz'ora si prende tutto il tempo possibile con Semedo, che poi non vede Dalla Valle, la vede proprio adesso Dalla Valle! 34-31, il mezzo corona torna a salire al Palafornai con il 34-31 che le permette di superare la Riosto Secur Fox Ferrara, guadagnare due punti pazzeschi. Una partita che è stata un po' un giro sulle montagne russe con il Ferrara che ha condotto per la prima parte di primo tempo, il mezz'ora che ci ha creduto di più, ha concluso i primi 30 minuti su 17-14, poi qualche incertezza, un avvio molto diesel per le rotaliane, il Ferrara che ha un po' ritagliato nei primi 5 minuti lo spazio e soprattutto il risultato. Mezzorona che poi è riuscita a fare quello che dovrebbe riuscirle ogni sabato praticamente, cioè giocare sfruttando le sue giocatrici più tecniche, gli inserimenti, soprattutto le penetrazioni, e aggiunta sino al più 5. Ferrara che però a cui vanno resi tutti gli onori, perché non ha mai deposto le armi, addirittura a 56 secondi dalla fine aveva praticamente recuperato, era sul meno 2. Adesso esulta la Palafornai per la terza vittoria stagionale della mezzo corona, che sale a quota 7, aspetta i risultati finali degli altri campi, ma praticamente è una vittoria che fa gioire le ragazze di Sonia Giovannini, perché arriva con un avversario che sinora ha fatto molto bene. Una vittoria che riapre le speranze della squadra trentina, che ricordiamo settimana prossima sarà ospite del Casalgrande, mentre Ferrara cercherà il riscatto tra le mura amiche proprio contro il Padova. Si conclude allora questo match valido per la 18ª giornata della Serie A femminile. Noi vi ringraziamo per essere stati qui in nostra compagnia, vi auguriamo una buona serata, un buon weekend e soprattutto una buona pallamano a tutti. Arrivederci.